Ok, quindi lanciamoci nell'impresa. Ok. Ma no, porca, perché non mi prende mai? Ok. Sì, iniziamo il torneo. Umberto spicca un salto di qualche centimetro dal suolo. È uno spettacolo. Questo sarà l'evento più emozionante degli ultimi anni a Santo Domingo. Diamo agli spettatori un po' di tempo per arrivare. Nel frattempo le vostre truppe possono finire di lucidare la loro attrezzatura. La prima battaglia avrà luogo nel pomeriggio. Ok, allora vediamo un attimo. Noi dobbiamo scegliere tre, quindi facciamo che selezionarli per bene. Allora, una me la metterei Ruenes, che è ben in forma. Allora, metterei un po' di... equipaggiamento. Allora, togliamo l'equipaggiamento alla gente che non ne necessita. Allora, togli questo equipaggiamento. Togli l'equipaggiamento. Togli l'equipaggiamento. Anche qua. Nessun, nessun. Nessun, nessuno. Lo togliamo. Quelli non ne hanno, allora. La potenzio per bene, i Ruenes. Poi metterei chi altro potremmo di chi altro potremmo aver bisogno. Allora, non so se prendere un dotto, però rischio sia inutile dal punto di vista bellico. Allora, l'esploratore non ha attacco a distanza. Però, potremmo provare a sfruttarlo un po'. Allora, mettiamogli un po' di equipaggiamento per il danno. E poi prendiamo Echeverria. O Ruiz. No, prendiamo Echeverria. Andiamo di alabarda. E mettiamo 3 di difesa a testa a sto punto. 1, 2, 3. Ok, e prendiamo allora Isabella, abbiamo detto Echeverria e Quintero. E proviamo. Allora, fase di preparazione. Loro cosa hanno? Un soldato, un cacciatore e un esploratore. Ma abbiamo detto che l'artiglieria non si può utilizzare. Ah, non intendeva le armi da distanza, intendeva forse tipo i cannoni. Però mi sa che mi conviene switchare così, visto che il cacciatore è di là. Ok, allora. Li aspetterei qua più che altro. Ho paura abbiano delle trappole o cosa. Ok, hanno esposto il cacciatore. E l'esploratore, allora. Ok, colpo critico, ottimo. Allora, potrei fare tra 43 e 5. No, tra 33 e 41. Quindi non lo secco. Se però lo stordissi. Potrebbe essere più utile perché così resta in mezzo ai piedi. Ok, posso muovere qua e posso attaccarlo anche. Allora ho sbagliato, avrei fatto meglio a non stordirlo. Beh, però così non mi ha avuto il tiro d'opportunità. No, ci sta. Ottimo, siamo 3 contro 2, buono. Mancato, ci stava anche perché lui non è uno da distanza.
Questo invece mi fa un danno cane. Ah no, beh, 19, ok. Non grave. Però adesso stanno fuggendo di brutto. Allora, ci andrei così. Ok, ottimo. Ok. Non riesco a seccarlo, purtroppo. Però... Ah, questi hanno usato la loro abilità. Questo cos'è? Ah, discrezione. No, ok, non mi interessa discrezione. Aia, me l'ha stordito. Non bueno. Aia. Però, allora... Il cacciatore è andato e... Ah, avrei potuto stordirlo. Ho sbagliato, perché lui aveva ancora l'abilità di stordire. Credo, sì, perché è Isabella che l'aveva usata. Allora, io farei stordisci. Che non si sa mai. Vabbè, cade comunque, ma meglio così. Ottimo. Vittoria perfetta, ottimo. Così 1000 tesori dovrebbero dare. La battaglia si conclude, la folla esulta per la tua vittoria. Raggiungi Noriega e Umberto, mentre gli uomini di Umberto smontano gli ostacoli e li dispongono in una nuova configurazione. Ottime capacità di comando, Mazzetes, come sempre, molto bene. Umberto ti dà una pacca sulla schiena. Sono d'accordo, ma questa era solo la prima delle 3 battaglie, amici miei. I soldati di Noriega avranno moltissime occasioni per rimontare. Che succede adesso? La prossima battaglia avrà un campo di azione leggermente più stretto. Stiamo spargendo per l'arena tutto ciò che abbiamo questa volta. Oltre a ciò non ci saranno sorprese, promesso. Teniamo d'occhio gli uomini di Noriega. Tu e i tuoi uomini al turno vi aggirate per l'arena a distanza, udibile dagli uomini di Noriega. Da come sono affaccendati a martellare le gare insieme a una grande quantità di rottami, sembra che stessero risparmiando le barricate per questa battaglia. Allora, a sto punto io andrei un attimo con Pintado, visto che abbiamo visto che... ci sta il discorso. Allora, toglierei Echeverria, proverei ad andare con un mix di... esploratore, soldato e cacciatore. Allora, Pintado gli metterei tutto sulla distanza. E vediamo un po'. Così ha distanza 88%, 45 di danno. Se tolgo, cos'è che scende? Scende il danno, non scende la precisione. Allora, così ha 45 di danno, mentre invece se facessi così ha 42 e 28% riduzione del danno. Mi sa che mi conviene fare più equilibrato, allora facciamo così. Sì. E andrei allora con Pintado, Iruene e Sequintero. Allora, ok, molto più stretto ora. Loro sono un dottore, sono tutti e 3 veterani, cacciatore, soldato e dottore. Sarà molto difficile sto giro, perché noi non abbiamo nessun veterano, se non Pintado. Non so se Iruene tenerla da questo lato o metterla di là. No, la terrei qua Iruene, voglio tenermi da questo lato. Anche se loro possono passare solo da sopra. Quindi mi sa che mi conviene invece più che altro stare di là. Allora, no, qua così e così, lo speculare, vai. Il mio turno, allora, avanzerei qua, tanto c'è comunque una copertura. Ha una copertura totale là? No, una copertura parziale. Quindi lo metterei qua.
Metterei così e cosa? E faccio passare, vediamo un po'. Aia, ma quindi ha una linea di tiro? Credo di avere una copertura totale. Ah, sta sfondando le barricate per fare il giro, ha senso. Però così si sono separati, allora. 81% di precisione, ci sta. Avrei potuto fare anche un doppio attacco, magari, ma... quello arriva fin laggiù, è vero. Allora direi che cerco di bloccarli così uno contro uno. No, comunque... no, non me lo fa fare, mi sembrava strano. Avanza fin qua allora, così che abbiamo il tiro d'opportunità. No, tu resta ferma. Ok, quello è rimasto bloccato là, quindi è un po' fregato. Allora, visto che Isabella e Irwenes dovrebbe fare più danno, andiamo così. Lui lo farei andare di qua. Spostiamo Sposterei un attimo Isabella. Sparerei così. Quanto ha? 86, proviamo il doppio. Aia. Oh vabbè, uno è andato. E andiamo così, avrei potuto stordirlo forse e non sarebbe stata una malvagia idea. Adesso, se lui sfonda la barricata, dovrebbe essere qui sotto, ecco, sotto il tiro suo. Ok, potrei andare qua. Lui quanto movimento ha? Buono, mi sono tenuto lui perché aveva più possibilità di muoversi. Allora andrei così e gli sparo a bruciapelo. 23. E andiamo così. E dovrebbe essere concluso il discorso perché... Aia, me l'ha stordito, questa è una bella fregatura. Allora... perché adesso lui ha una copertura totale. È esposto in qua. L'esploratore si muove direttamente attraverso un esagono occupato da un'unità nemica, realizzando un attacco sulla stessa. Ci proviamo. Allora. Ok. Perché così almeno lui ha il tiro e in più c'è Isabella dietro, che dovrebbe riuscire a concludere. Ottimo! Splendido! Nonostante fosse difficile, siamo riusciti a sbloccare, cioè, la situazione in modo buono. Quando viene annunciato che la seconda battaglia è a tuo favore, la folla inizia a cantare: Mazzetes! 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 Noriega e Umberto ti trovano mentre gli uomini di Umberto sono ancora una volta impegnati a risistemare l'arena. Non so cosa dire, Mazzetes, sono davvero colpito. Penso sia giusto dire che tutti noi lo siamo. Ovviamente non vi è alcun modo per il fronte di Noriega di rimontare. Anche se dovesse vincere la battaglia finale, tu avresti vinto la maggior parte dei turni e quindi vincerai. Tuttavia... Umberto fa scorrere vistosamente lo sguardo sulla folla riunita. Credo che il nostro venerabile pubblico si sentirebbe tremendamente deluso se dovesse essere defraudato della terza e ultima battaglia. Non siete d'accordo? Ricordate il premio di 1000 valori per ogni battaglia vinta.
Certamente, sarebbe sleale negare ai vostri uomini l'ultima possibilità di riscattare il loro onore, Noriega. Umberto si rivolge alla folla. Non temete, avremo un'ultima battaglia per questa giornata. L'esultanza è strabiliante, voi tutti vi stringete la mano e vi augurate buona fortuna, poi ritornate ai vostri accampamenti per prepararvi. Adesso è difficile tenere d'occhio gli uomini di Noriega, ci proviamo comunque. Incarichi alcuni soldati di spiare in modo discreto gli uomini di Noriega per scoprire se hanno qualcosa in programma per l'ultima battaglia. Dopo un po' i tuoi uomini si accorgono che un piccolo gruppo di soldati di Noriega marca all'appello, ma proprio quando si dividono per andare a cercarli, i soldati mancanti tornano all'accampamento. Forse non era nulla di importante. Oddio, direi che l'ultimo mi è piaciuto molto come è andato, quindi manderei gli stessi in battaglia. Lo stesso gruppo di soldato, esploratore e cacciatore. E vediamo un po' come va. Allora, secondo me ha messo qualche trappola in giro. E in più c'è il buio. E questo non mi piace. Allora, potrei cercare di rushare in questa zona, però lasciare che sia lui a tirare giù le barricate o a girarmi da dietro. Dovrei iniziare io, vero? Sì, allora. Mi metterei qua, sì. E metterei dietro i due soldati a copertura. Tipo così e così. E vedere cosa ha intenzione di fare. Provano a sparare attraverso le. Aia, barricate! Ma Cribbio, come ha fatto a colpirmi attraverso? Cioè, io ho una linea di tiro attraverso sta roba. Vabbè, con questo non ho l'arma a distanza, però. Ah no, è una copertura solo parziale. Ha capito. Porca miseria, questo non mi piace. Mi ha fregato di brutto sta storia. E invece qua, tra l'altro, ha copertura totale. Cioè, non ha nessuna copertura dietro le barricate lui. Andrei a provare a sparare al dottore a questo punto, ottimo. Il casino è che sulla distanza sono più forti loro, temo. Perché hanno un tenente cacciatore. Hanno due cacciatori in particolare. Quello è esploratore, quindi arriva molto lontano. Isabella invece arriva meno lontano. Allora io direi che cerco un accerchiamento. Vediamo un po' come va il giro. Allora, il dottore cerca di andare in qua ed è stupido perché posso tirarlo giù abbastanza facilmente. Questo spara. Ah, mi ha fatto 27 punti di danno. Porca miseria, questo è molto grave. Però allora, il dottore dovremmo riuscire a tirarlo giù abbastanza facilmente. Ok. E resterei in questa zona nonostante. Allora, ho un tiro su di lui, sì. Su questo non ho una copertura totale, ma su di lui ho possibilità di colpire, quindi andrei. Ottimo. Oh, però abbiamo un lieve vantaggio perché abbiamo una persona con non tanta vita, ma. Aia, che abilità è quella? Mi arriva addosso col cacciatore. Allora io farei questa. Passandogli con la finta. In modo da avere possibilità. Aia! Porca miseria!
Ok, bloccato ma è stato stordito. Allora, quella non ci voleva per nulla. Ha una copertura parziale. La precisione è molto bassa per il fatto che ha. Allora, andrei più che altro a tirare giù questo allora. Provo il doppio tiro, speriamo. Uno è andato. No! Provo ad allontanarlo. Se me lo becca, sono fregato. Mancato si è rintanato. Ok, quindi vuol dire che. Ah, questo è spacciato. Ok, ora manderei Isabella Iruenes qua. Aia! I triboli. E di nuovo triboli, vaffanbrodo. E lui lo manderei indietro qua. O lo terrei. E no, non ho neanche. Lui non ha neanche la possibilità di. Però se ci fossero delle trappole là. No, ma io sono partito da là, quindi non dovrebbero esserci trappole. Ok. Allora, lui si difende. Rimane là in questa zona di nebbia. Non so per quanto durerà sta nebbia. Il fatto però è che se avanzo. Rischio di beccarmi altri triboli. Infatti. Però se non altro non danneggiano. Aiaculei! Ah, passa di qua che i triboli li ha già disinnescati. E aspettiamo. Aia. Bloccato. Kaiser. Però col fatto che si difende è una gran fregatura. Proverei il tiro rapido. 55%, non è tanto. Infatti. Ah, lei ha copertura totale su di lui. Devo arrischiarmela. Ok. Allora, ciò vuol dire che praticamente lei è morta, però. Perché non ho più mosse, ho fatto la cavolata del mondo. Infatti è andata. Siamo uno contro uno. E lui è molto più abile di me. Devo avanzare con lui per forza. Altrimenti non la vinciamo. Aia! No! Ha beccato il doppio. Devo sperare che vada a segno questo attacco. No! E ho perso un equipaggiamento a testa! Stia culei del manga. Avrei dovuto supporlo che. Sì,
Se non ci fossero stati quegli aculei, poteva colpirlo e finire sta cavolo di battaglia con il nostro favore. Il suono della folla non è di acclamazione, ma è un mormorio confuso e oltraggiato. È chiaro a tutti che le truppe di Noriega non hanno vinto con onore. Noriega ti raggiunge rapidamente, con un'espressione di vergogna negli occhi. I vostri uomini hanno combattuto con onore oggi, Mazzetes, che è molto più di quanto posso dire dei miei. Vi giuro che non avevo idea che i miei uomini stessero progettando di barare disponendo delle trappole. Alcune teste rotoleranno stasera, ve lo prometto. So che non avete avuto niente a che fare con questo. Noriega annuisce in tono di scusa, ma proprio in quel momento Umberto ti trova in mezzo alla folla e ti stringe la mano. Avete combattuto bene, entrambi. Ben fatto, davvero. È un vero peccato che i vostri uomini abbiano dovuto rovinare in quel modo la battaglia finale, Juan. Dovete impartire più disciplina alle vostre truppe. Almeno è stata una gara emozionante, suppongo. Considerando che il contingente di Mazzetessa ha avuto la meglio in due delle tre battaglie, sappiamo con estrema chiarezza chi ha vinto il torneo. Il vostro premio è il 10% del guadagno totale delle scommesse effettuate durante il torneo. E, in più, altri 1000 preziosi per ogni battaglia vinta, che in totale fa 2.885 preziosi, è un migliaio di preziosi anche per voi, signor Noriega. Noriega fa un gesto di noncuranza con una mano. Non lo voglio. I miei uomini hanno deciso di comportarsi in modo sleale e non meritano la ricompensa. Tenete il mio premio in denaro per voi, vecchio amico. Umberto dà una pacca consolatoria sulla spalla di Noriega. Il capitano della guardia annuisce e se ne va, radunando gli uomini delusi intorno a sé mentre si allontana. Povero vecchio Noriega, penso che sia troppo duro con se stesso, ma gli passerà. Venite, andiamo a festeggiare la vostra vittoria strabiliante. Umberto ti conduce fuori verso una tenda dove un mercante si sta vendendo del vino. Ok, direi che abbiamo anche registrato fin troppo per questo episodio, quindi salviamo di nuovo. Ok, e io vi ringrazio per la visione, vi invito a lasciare un mi piace, iscrivervi se per caso non l'avete già fatto, lasciare un commento qui sotto. Ci vediamo nel prossimo video, buona giornata a tutti, ciao!